Il mercato musicale ha ricominciato a sfornare roba. C'è il disco del 3, lo sentirò domani, che sarà domenica, insieme a Marco. E oggi ci sentiamo Syrup di Shiva e Levante di Simbalarue e Paki. Ci sono ragazzi che ho conosciuto al The Cage, all'evento di calcio, che mi hanno detto che è molto carina, quindi ci sentiamo anche quella. Non perderei particolarmente tempo, io mi ascolterei prima Levante e poi Syrup. Nel frattempo io mi mangio le mie arachidi di Prozis. Vi lascio il link in descrizione, tutte le cose qua in sovraimpressione eccetera, per andare a prendervi anche voi il vostro pacchettino di arachidi, come tante tante altre cose molto molto alte a livello di qualità, ragazzi, costano anche relativamente poco. E con il mio codice sconto GYMTONIC, mi raccomando, avete il 10% di sconto su tutto il sito. Levante, Simbalarue e Paki, vai. Bestia. Sto fumando la vanda, Maserati, Levante, ti fornisco il tuo naso, il tuo pusher s'attacca. No, terribile. La tua vita è una cazzata. Sono in strada, mangio pasta. Gloria NPT, ti fa come l'SD. Non hai senza shit, comprati il nuovo CD. Sotto i sedili, scanno giletti. Collezionando prima, giorno ogni giorno il curriculum. Ci sono del soffro, tutto è scritto. Navigatore AK, 2K per una giacca. Giri con una panda, rapina mano armata. E poi bruciamo la macchina. Milano l'ecco in un attimo, morirò ricco la tattica. Mi piace il culo. Mi sta piacendo, No, mamma, ragazzi, il beat. Non mi carichi il beat alla fine? Male. Ok, eccolo. Ragazzi, questa mi è piaciuta, aggressiva, bella bella aggressiva, una bella traccia drill con molti effetti tra l'altro, e sono effettini stupidi che a me fanno impazzire, quindi godo parecchio. Molto forti entrambi in realtà, Simbalarue è bello aggressivo anche lui, Paki ha fatto il suo ma l'ha fatto bene. Traccia davvero molto molto carina, e quindi sì, strano che i ragazzi mi abbiano detto sì sì, carina, ci sta. Quindi minchia, mi aspettavo una roba molto più base, più standard, invece è un bel pezzo drill, certo come tanti altri, però insomma suona molto molto bene. Paki ha fatto una delle sue solite entrate fighe, però tanto lavoro qui su questo pezzo l'ha fatto il producer per quanto mi riguarda, eh. Ragazzi, c'è anche Niente Più di Nicola Siciliano, mi stavo scordando, chiedo scusa, voglio ascoltarmi questa prima. Allora vai ragazzi, d'ora in poi le reaction andranno molto più rapide, meno commenti perché tanto non ve li cagate, quindi non spreco neanche fiato. Ma che bravo che è questo. Sei tu modo di. Oi. Se casi tu soli, niente più. Va, quanto mi piace. Ma passo quello solo per reazione. Che la mia ti deve essere buona. Però a quando parlo tu si priva solo. Perché dei ghetti si demanda i fiori. Alla fine spregasse pure si drizza nulla. Ui. Va. Perché prima non teneva niente. Ma poi una cassa non mancava mai. Che dopo me a casa non tornava mai. Che sono questi Rolex che dimostrano. Solo perché la tinta fa si invecchiano. E poi tempo non ci stanno obbligo. Wow. Mamma, come suona sta roba. Ci sta l'acqua in mare. La tua vita è difficile, ma è come piace a me. O ora mi ha fatto soffrire. Perché così niente più. Stemmero Napoli, rinda stanza e taro mene che trigo pallone. Volevo ma fa Maradona, o fornisce l'estate. Perché noi stampate che le trembole. Niente più. Mamma mia, che bel viaggio. Nicola, ragazzi, è il ragazzo napoletano che più apprezzo a livello musicale. È quello che mi piace di più, perché è tra i più originali a livello di suono, tra i più forti secondo me, anche sotto tanti altri punti di vista. Poi se non sbaglio i beat se li fa ancora lui, credo. E ragazzi, davvero questo ragazzo qui è una fucina di hit incredibili. E ragazzi, questo qui è un pezzo molto molto bello, un bel viaggione, e mi mancava sentire un po' la sua roba, quindi sono contento che sia tornato. Vedo che c'è anche nel disco del 3, quindi ottimo, perché vuol dire che sta per tornare a pieno titolo, quindi ottimo così. Ai tempi Napoli 51 è stato il mio secondo disco preferito di quell'anno, quindi fate voi, dietro solamente a Mood, se non sbaglio era uscito Mood, era il 2019 mi pare, no il 2020, faccio confusione. Vabbè signori, andiamo ad ascoltarci Syrup di Shiva.
FIFA, vediamo un po' che dice, che qua ho sentito che ci sono anche mezzi beef con Rondo. Io intanto vi ricordo gli arachidi di Prozis, perché ragazzi sono una cosa davvero indecente, cioè sono davvero troppo troppo buone, fidatevi di me, sono troppo troppo buone, non hanno neanche il sale, di conseguenza non vi fanno manco male, ovviamente non esagerate, però sono molto buone, vai. Me la lavo sulla codeina sta qua. Ehi, che dite? Che dite? Ehi! Ah. Sto versando syrup nella K. Oh! Fammi pute vanno sempre in coppi. Sto cenando nella uso erba e tosina, syrup come medicina. No! Un migliore senza mai troppo syrup, non ho le idee chiare. Sono passati in mezzo alle tempeste, ora il toro slitta sul bagnato. Ness, non sono leggende, lei ce lo succhia senza le mani, ha un super potere. Sto fumo, sai che c'è un toro sul logo, rimane sempre a bimotore. Yeah, yeah, ho fottuto il gioco, yeah. Sono contro l'industria e comunque mi piace questa sensazione. Discutibile. vaffanculo, sti attacchi di merda. Sto cenando nel retro di un più cap di uno Starbucks, l'unico rimasto a far la vera trap. Beh, sì. Nessuno qua si chiama Massimo, ma viviamo tutti il pericolo. 2000 dentro ad un elastico. Prego. Le robe c'è quella nuova e fanno uovo. Uovo. Poi mi copia, ti disprezza dopo compra. Sto versando syrup nella cap. Ma perché mi piace, cazzo? Milano è la casa dei cattivi, ossia. Non puoi superare la mia corsia. Signori, ma perché sta roba ancora mi piace dopo tutti questi anni? Incredibile. No, ha ragione quando dice che ormai è rimasto l'unico a fare trap in Italia. Anzi, comunque ci siamo quasi, perché a fare la trap in questo modo sì, è rimasto davvero lui e pochi altri. Perché oggettivamente la trap è abbastanza morta nel mainstream, quantomeno. Funziona ancora tanto, sì, perché tanti, come anche me, siamo affezionati a quella che è la wave del 2016. E va bene, e ci sta, è normale che sia. Siamo affezionati e quindi fottiamo ancora con questi sound, con questi attacchi, con questi beat, e va bene. Poi Shiva è bravo a farla sta roba, quindi ecco. No, mi dispiace il fatto che si ostini a parlare di codeina, di droga, cioè ti fa male, di conseguenza magari evita, perché potresti vivere un po' più a lungo, credo. Però se poi non te ne fotto un cazzo di esistere, va bene, drogati pure, affari tuoi, insomma. Ci tengo, vorrei che evitassi di schiattare, sarebbe carino. Comunque dai, devo dire che mi è piaciuta questa qui, uno dei pezzi più carini che ha tirato fuori ultimamente, perché nonostante fosse sulla wave trap, almeno un po' si differenziava dagli altri, il flow era diverso, c'era un po' qualche gioco in più a livello di linea melodica. L'ho trovato un po' più carino questo pezzo qui rispetto ad altri recenti che ha fatto uscire. Dai, beh, tre canzoni carine, devo dire, nulla che mi abbia fatto saltare dalla sedia. Ho goduto con Nicola Siciliano, mi è piaciuta comunque la canzone con Simbola Rue Pachi, mi è piaciuta questa. Sarà che probabilmente devo ancora tornare nel mood di rap italiano, perché ragazzi sono completamente infognato di roba americana e ho tutt'altro suono, tutt'altra wave in testa, quindi è difficile recuperarmi, ma passo alla volta ci si fa di nuovo. Signori, grazie per aver visto il video, vi ricordo Prozis, link in descrizione per andare a comprare le cose sportive scontate del 10% col codice sconto GYMTONIC. E niente, detto questo, grazie ancora, andate in pace, ciao.